Siamo con Iacoboni, il portiere dell'Eagles Aprilia, in una sfida che è stata davvero palpitante dal punto di vista delle emozioni. Siete stati davvero molto forti caratterialmente a rivoltare questa partita che vi ha visto sotto 2-0, poi c'è stato un gran finale. Come hai visto tu questo match? Guardi, all'andata era stata uguale a questa. Partita molto tirata, risultato finale 2-1. Solo che non eravamo riusciti a tirare fuori il carattere, quello che abbiamo fatto questa sera. Adesso ci siamo ritrovate e il nostro obiettivo è non fare i play-out, quindi ce la metteremo tutta fino alla fine. Cosa secondo te non ha funzionato nel primo tempo e cosa invece è andato meglio nel secondo? Allora, l'allenatore ci ha spronato tra primo e secondo tempo, come penso ha fatto negli ultimi 5-6 giorni, tantissimo. E nel primo tempo forse troppa leggerezza, noi andavamo morbide sulla palla mentre loro dall'inizio alla fine ci hanno messo sempre il piede molto decisamente. Siamo con Atterga, una delle protagoniste di questa elettrizzante sfida tra Eagles, Aprilia e Santa Gemma, una partita che è stata da due volti, un primo tempo piuttosto anonimo da parte vostra e poi però c'è stata una grande fiammata, una grande reazione nel secondo tempo. È stato sicuramente fondamentale l'intervallo, che cosa è cambiato insomma tra primo e secondo tempo secondo te? Beh, esattamente, il primo tempo è mancata la concentrazione, l'approccio alla partita, secondo tempo abbiamo reagito come ci ha chiesto il mister. Ogni partita ormai per noi è una finale perché stiamo in bassa classifica, però diciamo il ritorno è stato, abbiamo approcciato diversamente rispetto al girone d'andata e adesso speriamo di farsi 6 punti almeno per non andare ai play-out, ecco. La sensazione è che la vostra squadra abbia delle interessanti qualità tecniche, abbia anche un approccio alla partita spesso indovinato, però ha tanti alti e bassi, forse è l'aspetto emotivo quello che è mancato maggiormente in questa annata. Qual è la tua analisi? Sì, giustamente, tecnicamente insomma è un bel gruppo, ci siamo, però troppe volte è mancata la concentrazione giusta. E peccato perché ormai questi sono punti persi e insomma un po' difficile da recuperare con due partite. Cercheremo di far possibile fino alla fine. Siamo con Valerio Sesti, allenatore del Santa Gemma, in una partita che è stata da due volti. Un bel primo tempo da parte della sua squadra, approcciato bene, tante occasioni da rete, vantaggio meritato. Nella ripresa invece c'è stato un evidente calo emotivo, è mancata forse un po' di concentrazione, un po' di energia. Come hai visto tu questa partita? Sono d'accordo, il primo tempo meritavamo anche qualcosa in più, probabilmente di stare in vantaggio di due gol, diciamo che il gol finale ci ha un po' tagliato le gambe. Il secondo tempo sinceramente non ho visto questa superiorità loro, che prendono la palla e la buttavano avanti, infatti abbiamo preso di 4 gol, mi sembra 2, con due spizzate diciamo fortuite. Abbiamo preso pochi tiri in porta, purtroppo sono andati bene per loro, per noi abbiamo avuto un paio di occasioni sul 2-1, non siamo riusciti a chiudere la partita. Forse la differente necessità da parte delle due squadre in questa sfida ha fatto la differenza, tu come la vedi? Sicuramente loro stanno in una situazione di classifica più deficitaria, però pure noi ancora non siamo aritmeticamente salve senza fare i play-out e quindi anche per noi era una partita fondamentale. Comunque sono contento dei miei ragazzi, secondo me è una sconfitta assolutamente immeritata.